la diocesi ambrosiana, ogni terza domenica di ottobre celebra la dedicazione della chiesa cattedrale. Perché tale scelta? In una terza domenica di ottobre, esattamente il 20 di ottobre del 1577, San Carlo Borromeo consacrava il Duomo di Milano. Come noi festeggiamo l'anniversario della nostra nascita e come cristiani dovremmo ricordarci anche la data del nostro battesimo, così è doveroso ricordare la data della consacrazione del nostro Duomo, in particolare anche della nostra chiesa parrocchiale. In tal caso ricordare o commemorare significherebbe cogliere l'occasione per prendere coscienza di ciò che il Duomo o la chiesa particolare rappresenti. Già dire Duomo è dire casa, dire chiesa e dire assemblea. Dunque si tratta di una casa dove ci si raduna per pregare e per ascoltare la parola di Dio. La preghiera e l'ascolto si fanno un corpo solo in ciò che noi chiamiamo messa. Vorrei aprire brevemente una parentesi. Una volta, quando si celebrava la messa in latino, il sacerdote alla fine concedava i presenti con l'espressione, con l'invito, ite missa est. Andate, ite, andate, missa est, è stata queste parole in latino tradotte veramente male, la messa è finita. Questa traduzione non ha senso, non sta in piedi chi conosce il latino. Missa est è un verbo, vuol dire è stata inviata, femminile, missa est, è stata inviata, che cosa? L'Eucaristia. Quindi l'Eucaristia è stata inviata, è stata mandata, in che senso? Nei primi tempi della Chiesa, e alla fine di quello che noi diciamo oggi, la Messa, ecco, l'Eucaristia veniva inviata, mandata ai ammalati, ai prigionieri, a tutti coloro che non potevano partecipare alla messa. E allora i sacerdoti, una volta che i diaconi, che avevano questo compito, uscivano o dalla sala, perché le chiese non c'erano inizialmente, sono venute dopo, e i sacerdoti dicevano, adesso andate pure presenti, la messa, cioè l'Eucaristia è stata inviata. Pensate, un verbo che poi è stato sostituito da una parola, messa, che non ha nessun senso. Quindi quando noi diciamo messa, diciamo niente. La prima parola, è quella più antica, per indicare ciò che noi diciamo oggi messa, è Eucaristia. Eucaristia vuol dire rendimento di grazie. Ma ancora prima, ecco, la messa è indicata come la fratio panis, la frazione del pane. L'Eucaristia, o la fratio panis, è divisa in due parti, la messa della parola e la messa propriamente eucaristica. Nella prima parte si spezza la parola di Dio, ovvero la si comunica, offrendole quasi dei bocconi per potersene nutrire. Nella seconda si spezza Cristo stesso, la parola che si è fatta carne. Quindi due parti strettamente unite, diciamo complementari, al limite. La seconda parte potrebbe anche rimanere in sospeso, ma lo spezzare la parola di Dio è in ogni caso indispensabile. Potrebbe anche restare a lungo in attesa che si trasformi poi nel nutrimento del Cristo incarnato, questo per dire quanto sia importante nutrirsi della parola di Dio, il che oggi non sembra così vitale, dato che i cristiani non sentono tanto impellente il bisogno di nutrirsi di una parola sostanziosa. Chiusa parentesi. Per non farmi prendere da considerazioni che mi porterebbero lontano, vorrei soffermarmi ora sui brani della Messa, parte del primo, che fa parte del libro di Isaia, come sempre andrebbe messo nel contesto generale dei capitoli, che in questo caso vanno da 60 al 62.
L'anonimo profeta, noto come il terzo Isaia, vissuto durante la ricostruzione, scusate se vi ripeto, ma lo dico sempre queste cose perché va bene, bisogna anche ricordare un po' la Bibbia. Durante la ricostruzione del Tempio di Gerusalemme negli anni successivi, dal 520 a.C., annuncia con toni anche enfatici, cioè esagerando, la salvezza destinata alla nuova comunità che in Gerusalemme sta risorgendo. Dopo la batosta che aveva distrutto Gerusalemme e il Tempio nel 586 a.C. e il lungo periodo vissuto in esilio a Babilonia, durato più di 50 anni, gli ebrei tornati in patria sentono il bisogno di rifare la nazione e di costituirsi ancora come popolo. Sì, come popolo. Sentirsi un popolo unito è sempre stata l'esigenza degli ebrei. E tale esigenza è presente ancora oggi. Il profeta che cosa fa? Incoraggia i suoi connazionali e annuncia loro la promessa di Dio. Qui dobbiamo intendere bene che cosa significava per il profeta la parola promessa. Noi solitamente quando sentiamo parlare di promessa siamo impazienti e vorremmo che si realizzasse subito, pensate alle promesse elettorali. La promessa di Dio però va intesa con un ampio respiro, richiede un lungo percorso, proprio perché Dio non ama esaurire la sua parola in poco tempo. La parola di Dio è oltre il tempo, l'immediatezza non è lo stile di Dio. Dunque la promessa annunciata dai profeti andava oltre un determinato periodo storico. La promessa della salvezza di Dio non si è mai realizzata in pieno, neppure quando il Messia apparirà sulla terra. Eppure oggi la descrizione che il profeta fa dello splendore di Gerusalemme, da intendere come simbolo dell'umanità rinnovata, trova la sua pienezza. Siamo ancora qui a soffrire tra distruzioni ed esili, benché pronti a rinascere, ma poi di nuovo a ricadere negli antichi errori. Tuttavia la parola di Dio è di conforto perché ci rincuora, ci spinge a guardare in avanti. Sembra che tutto crolli, che non ci sia più speranza, ma Dio è sempre oltre. Ci attende al di là del burrone, invitandoci a uscire da ogni situazione umanamente impossibile. Dio non conosce la parola impossibile. La promessa di Dio va intesa in questo senso. Dio realizza il suo disegno, ma non immediatamente, tutto e subito. Ma la certezza c'è che prima o poi lo realizzi. Dio lo promette e Dio mantiene sempre la sua parola. Ma le infinite possibilità di Dio che rappresentano il mondo dell'imprevedibile non sono legate a qualcosa di materiale, a qualcosa di terreno. Noi purtroppo confondiamo facilmente terreno con umano, non è la stessa cosa. Anche perché siamo stati educati dalla religione a distinguere marcatamente ciò che è religioso da ciò che è terreno umano, dimenticando che il Figlio di Dio, incarnandosi, ha assunto in pienezza l'umanità. E poi è successo, non solo per il popolo ebraico, ma anche per noi cristiani, che abbiamo fatto di ciò che è terreno o materiale un qualcosa di magico, dimenticando che tutto ciò che è umano ha nel suo DNA qualcosa di divino. Dire umano non è la stessa cosa che dire terreno, che ha forti limiti, che è condizionato dal tempo. Cristo incarnandosi, facendosi dunque uomo, ha riscoperto nell'umanità i suoi valori di eternità. Qualcuno pensa che io dica eresie. L'umanità ha in sé il divino, per cui ha un qualche cosa di eterno, non ciò che è terreno, che è limitato, che sparisce. Ed è successo e succede, lo ripeto, che la religione parla di eternità e poi annega nel mondo materiale, nel mondo dell'effimero, nel mondo del maligno, che illude facendo credere che
trasformando le pietre in pani, tutto sia possibile anche trasformando il capitale economico in opere di bene. Tornando al nostro brano, il profeta descrive lo splendore di Gerusalemme e del suo Tempio, dando alle parole splendore, Gerusalemme e Tempio un significato altamente simbolico, ma non per questo solo ideale. Arriverà il momento in cui la parola si realizzerà, ma nel frattempo spetta a noi fare i dovuti passi, i dovuti passaggi dalla violenza e prepotenza all'amore e alla pace, dall'ingiustizia al diritto come fratellanza universale. Certo, siamo ancora qui a chiederci se sia possibile un mondo in cui la legge sono il diritto e la pace. Come credere alle parole del profeta che sono la promessa di Dio? Costituirò tuo sovrano la pace, tuo governatore la giustizia. Il tuo popolo sarà tutto di giusti, per sempre avranno in eredità la terra. Crediamo o non crediamo che tutto ciò prima o poi si realizzerà? E nel frattempo ciascuno di noi che cosa sta facendo perché il mondo cambi? Certo, poi noi italiani siamo bravi, no? Ci lamentiamo, contestiamo, borbottiamo, ma ciò basta se tutto poi finisce in una sterile lamentela. Io non ho mai visto tutte le contestazioni anche di questi giorni avere un buon fine, mai, nessun risultato, tutto come prima, tutto come prima. Il brano del Vangelo, Luca 6, 43-48, parla di un albero, simbolo della nostra vita, che può produrre frutti buoni o frutti cattivi. Dai frutti si riconosce se un albero è buono o cattivo. Poi Gesù dice, l'uomo buono dal buon tesoro del suo cuore trae fuori il bene. Fermiamoci qui, cerchiamo di essere ottimisti. Consideriamo la bontà di fondo dell'essere umano. Non credo che la società andrebbe divisa tra buoni e cattivi, ma tra chi sa trarre le migliori energie dal proprio essere e chi non le sa sfruttare. Il fondo comune è la bontà e le sue possibilità di realizzazione. C'è chi le sfrutta al massimo o anche solo in parte, e c'è chi non sa cogliere le possibilità di bene che ha dentro. Una volta si parlava di peccati di omissione. Omissione significa io tralascio di fare il mio dovere, di compiere un certo bene. Questo è il vero peccato dell'umanità. Ognuno di noi ha quasi infinite possibilità di bene e non le sfrutta come dovrebbe. In media, ciascuno di noi sfrutta forse neanche il 10% di ciò che ha dentro. Le sue quasi infinite possibilità rimangono sterili, non utilizzate, come morte. Il male c'è e lo si vede, perché il bene non è sfruttato come dovrebbe. Gli spazi vengono acquisiti o riempiti da coloro che tirano fuori dal proprio essere la parte peggiore. Certo, non è questione di riempire gli spazi così come ha fatto finora la Chiesa, togliendo al male la possibilità di agire. Si tratta del come si riempiono gli spazi di questa società, non certo cattolizzando ogni struttura. Il bene non ha colore, non ha etichetta, diremmo oggi, non è ideologico. Il bene bene basta. Si tratta di esprimerlo nella sua qualità migliore, come il bene che fa parte dell'umanità che Cristo ha liberato dal male, ma senza costringerla in un sistema religioso. Come l'essere umano, così l'umanità deve saper trarre dal proprio cuore le realtà migliori, le sue infinite potenzialità di bene. Già l'ho detto, ma se lo ripeto è perché credo che sia troppo importante insistere. Il bene ha una tale carica di potenzialità da essere ancora più potente di una bomba atomica. Il nostro problema, anche e soprattutto di credenti, è che non crediamo abbastanza a ciò che potremmo essere come sorgenti di energie di bene, tanto da convertire questo mondo da un sogno o da un ideale in realtà.
Basterebbe poco che ciascuno cominciasse a tirar fuori qualche possibilità di energie latenti che ha dentro di sé. La Chiesa, invece che preoccuparsi di salvare la propria struttura, invece che preoccuparsi di andare in giro a fare proseliti o seguaci, invece che insistere sui peccati come violazione di precetti da esse stabiliti e sempre in funzione di salvare la propria struttura, dovrebbe, è un imperativo categorico, aiutarci a capire ciò che noi siamo: un mondo quasi infinito di potenzialità di bene da estrarre dal cuore di ciascuno. Ma succede che la Chiesa ha paura. Teme che così il suo mondo tipicamente religioso esploda tra le sue stesse mani. L'essere umano, da milioni di anni, dall'inizio della sua storia, ha sempre avuto chi lo ha frenato, lo ha inibito. È giunto il momento di dire: tu, uomo o donna, sei così carico di bene da far tremare i potenti, da incutere paura al maligno, da rivoluzionare il mondo intero. Non si fanno le rivoluzioni con gli slogan o con le mezze parole o con qualche gesto di bontà, ci vuole ben altro. Dobbiamo togliere paletti e steccati e dare via libera alle quasi infinite potenzialità di bene che ciascuno di noi ha dentro. Invece che obbedire alla struttura, obbedienza che è la tipica arma della gerarchia, dobbiamo d'ora in avanti obbedire alla propria coscienza.